Siamo con Giulio Manfredonia, il regista di Sottocopertura, la nuova miniserie in onda su Rai 1 lunedì e martedì 2 e 3 novembre. Allora, com'è stato girare una miniserie che racconta una vicenda molto recente, perché alla fine di 25 anni fa? Ma è una storia molto, molto bella secondo me, perché racconta di una realtà di oggi dell'Italia, una realtà del sud e nello stesso tempo è una storia vincente, piena di colpi di scena, piena di vicende umane, di sentimenti. Quindi è stata una bella occasione. Secondo lei perché per raccontare l'Italia si sceglie sempre di parlare di criminalità o comunque di storie che siano Ma non attinenti so alla se sia così, criminalità? pare che la criminalità è uno degli aspetti della nostra società. Diciamo, parlare di bene e di male è un po' negli archetipi della narrazione. Tutti noi, anche nel nostro quotidiano, siamo, voglio dire, divisi tra il bene e il male, quindi la criminalità è una realtà del nostro paese, insomma, diciamo, non scopriamo niente di nuovo, se diciamo che in Italia ci sono dei sistemi che gestiscono il potere, che spesso gestiscono la criminalità. In questo caso poi stiamo raccontando una vicenda storica importante che è la crescita e la fine anche di uno dei clan più importanti del periodo d'Italia, del clan casalese, del clan del principe, insomma, che tanto hanno riempito le nostre cronache. Questa storia, la storia della cattura degli Ovi, quindi uno degli ultimi capi del clan dei casalesi, è l'occasione di affrontare l'argomento in un modo che mi interessa, cioè di parlare non tanto delle vicende dei capi, ma entrare un po' nelle vicende delle popolazioni di questi territori. Sono popolazioni che si trovano malgrado dentro una vicenda di guerra in cui le scelte del quotidiano, anche per dei ragazzi, anche per delle persone che apparentemente non c'entrano con queste vicende, sono scelte abbastanza estreme e abbastanza scelte di campo drastiche. Quindi noi seguiamo le vicende di una ragazza di 20 anni, nata in questi territori, che si trova quasi inconsapevolmente a essere una persona che fa parte di questo mondo, di questo clan, che ne fa parte della sua famiglia e che, diciamo, fa un percorso, a mio avviso, anche culturale per uscire da questa cosa, perché uscire da queste connivenze è un percorso che prevede una crescita culturale, un'apertura su altri mondi, in questo caso attraverso l'amore, attraverso l'incontro con un giovane ragazzo che non appartiene a quel mondo, Anna Corradi, la protagonista di questa storia, conosce un'altra possibilità di vivere in un'altra maniera. Io credo che i territori dove la criminalità organizzata è tanto forte sono territori che hanno un problema culturale e che la strada culturale sia una strada importante per debellare questa. A proposito di territori e importanza culturale, voi avete girato proprio a Casal di Principe. E Sì. com'è stata l'accoglienza? Cosa avete Ma osservato? all'inizio è stato difficoltoso perché è un paese proprio diviso in due, che ha proprio una morfologia urbanistica, dove si capisce che il territorio parla di questo problema, parla di un posto difficile, fatto di fortuni di 6 metri, spessi 10 centimetri, di un'edilizia che ha un qualcosa di estremamente controllato. Si sente un territorio dove mette un filo d'ansia a camminare nei quartieri centrali di Casal di Principe. Poi piano piano entri, come tutti i percorsi di conoscenza, conosci le persone, capisci che c'è una persona così, persone là, incontri persone meravigliose. Io voglio ricordare su tutti Peppe, che appunto ha fondato una cooperativa, la cooperativa Nuova Cucina Organizzata, che già dal nome si capisce che ha la sua battaglia con una certa ironia. È una cooperativa che si occupa di ristorazione, si chiama Nuova Cucina Organizzata, e da anni combatte una battaglia difficile e lo fa con sorriso sulle labbra. Ecco, quello è un po' quello che io vorrei raccontare di questa storia, cioè esistono delle persone che hanno coscienza di queste difficoltà, lo affrontano tutti i giorni e lo fanno sul Quindi avete trovato anche collaborazione.
Sì, assolutamente, l'ultimo giorno che abbiamo girato a Casale c'erano 1500 persone in piazza che sono venute a salutarci. Si capisce che ci sono tante persone in attesa di un'occasione. Se questo film ha portato una piccolissima occasione anche solo di vedere una cosa diversa, bene, valsa la pena di andare lì. Va bene, le faccio l'ultimissima domanda. Hai altri progetti in cantiere? Sto girando una serie sempre per la Lux che si chiama Non dirlo al mio capo. Ok, quando andrai lì? Penso nell'autunno prossimo. 2016, quindi tra un anno. Ma i tempi sono lunghi. Con Alessia Contrada, che saluto. Ciao Alessia. Ok, grazie mille, la ringrazio, sono felicissimo, in bocca al lupo. Grazie a lei. Salve. Arrivederci.